Stiamo parlando di una società che ha un fatturato di 8 miliardi e 400 milioni, 70 mila dipendenti, 16 mila e 700 chilometri di rete ferroviaria, di cui 1000 di alta velocità. Un'azienda che gode di notevoli contributi pubblici facendo servizio pubblico, ma che ha un gap nella gestione evidente e nei mancati investimenti sul rinnovo della gestione, sul miglioramento del servizio, diciamo così. Il fatturato aumenta, ma non migliora il servizio. Stiamo parlando di una società che partecipa con proprie quote, per cui è comproprietaria sia di Trenitalia che di RFI, per cui di tutta la rete infrastrutturale ferroviaria del territorio italiano e nazionale. Noi non siamo effettivamente contrari all'operazione di mercato che ci viene proposta, altresì però chiediamo che questa operazione di mercato assuma criteri di assoluta trasparenza, poiché vorremmo fosse innanzitutto tutelato il servizio pubblico, per cui tutelato sia il servizio che il patrimonio pubblico, e di questa cosa non ne siamo assolutamente certi. E soprattutto quello che chiediamo nell'informativa che vorremmo avere in Parlamento, nelle commissioni o in Parlamento, rispetto all'operazione di mercato, che questa operazione, che il gettito goduto da questa operazione possa essere reinvestito nella tutela del servizio pubblico e nella sua miglioria, per cui un investimento strategico nel trasporto pubblico locale ed in favore del pendolarismo. Perché se questo investimento non ci sarà, il rischio è che un'operazione di mercato come questa possa portare a non aver più quel servizio pubblico del quale tutti i territori necessitano e soprattutto necessitano i territori maggiormente isolati, per cui crediamo che sia di assoluto interesse strategico e la nostra mozione va in questo senso, cioè privatizziamo un pezzo, va bene, che quel gettito serva per un investimento strategico di cui vogliamo conoscere però i dettagli sul trasporto pubblico locale per garantire il servizio pubblico. Detto questo, mi sorprende molto il parere contrario al primo impegno della nostra mozione, che dice semplicemente questo: impegna il Governo a rendere noti i dettagli del programma di privatizzazione che interessa la rete ferroviaria italiana, chiarendo in particolare quali siano i ricavi attesi dell'operazione affinché questi esse possano essere impiegati a favore del trasporto pubblico locale, garantendo che il servizio venga svolto su tutto il territorio nazionale nel rispetto di più alti criteri di qualità a prezzi sostenibili per i cittadini. Noi stiamo chiedendo al Governo di continuare a fare il servizio pubblico e di cercare di migliorarlo. Il parere contrario rispetto a questo impegno da parte del Governo evidenzia altresì il fatto che il Governo, probabilmente, conseguentemente a questa operazione, non è più interessato a fare il servizio pubblico. Ed è proprio questo il nodo della questione sul quale il governo non è chiaro in questa operazione di mercato. Chiudo dicendo che non si possono esprimere pareri favorevoli su mozioni da noi condivisibili che dicono sospendiamo il processo in corso perché vogliamo più trasparenza e vogliamo più informazioni da parte del governo e a queste si dà parere favorevole. Allo stesso modo si dà parere favorevole a chi dice proseguiamo il processo in corso e privatizziamo ancor più del 40%. C'è una discrasia evidente, mi appello al governo, ma mi sembra una cosa abbastanza evidente e alquanto francamente imbarazzante. Grazie.